sei partito, Edoardo. Allora, brevissimo video sui miei 10 attori preferiti. Allora, se faccio così, che ti posso ricordare? Devi dirmelo tu. Oddio. Bella domanda. Guardami. Non lo sai. Allora, faccio così, dico. Non ti ricordo. Mi verrebbe in mente qualcosa tipo Il Padrino. Sei molto vicino. Fuoco. Pocherello. Tipo Talking to Me. O tipo Johnny Stecchino, non mi assomiglia. No, non ti ricorda niente. Ah, io sono negato. Sei negato, vabbè. Bob De Niro. Ok. Conosci? Sì. Se invece faccio così. Oddio. L'attore di 9 settimane e mezzo. Mai visto. Mai visto. Mickey Rourke. Ok. Se invece faccio così. Ah. Oddio. L'attore dell'Avvocato del Diavolo, quello più anziano. Oddio. Domani è domenica, Ergy Vensand, ogni maledetta domenica. Interprete anche lui del Padrino. È che sono tutti film vecchi e... non l'hai visto. Sulla cultura cinematografica ho poca cultura. La stessa età presta poco di De Niro, un po' più grande. Hanno recitato assieme in vari film. Al Pacino. Ok. Poi dimmi un attore tu, dai, cerco di imitarlo. Attore... Beh... oddio. Di attori... Non sei fermato. No. Cioè che appunto magari come dice Al Pacino... Un attore che ti piacerà, dai. Ben Stiller. Ti ha recitato con De Niro in Ti presenti i miei. Esatto. Però non so imitarlo. È difficile Ben Stiller. Un attore un po' più classico, più drammatico. Classe drammatico. Quell'attore che ha fatto... Benigni, comunque è un po' sull'ironico, però comunque anche sul... La vita è bella, la vita è bella, gioite tutti. Pure, ma dai, un'attrice, immedesimiamoci in un'attrice. Scarlett Johansson. Johansson. Difficile però ad entrare nel suo corpo, under the skin. Che è un bel corpo. Però quando ha fatto La Storia di un Matrimonio. La Storia di un Matrimonio con Adam Driver. Sai che girerà un film qua? Sì. Intorno, sì. Di che quale film? Su Enzo Ferrari. Mi sa che l'avevo già sentito, che dovevo... cioè, ho sentito la notizia molto bene. La news fresca. Mi è piaciuta La Storia del Matrimonio. Sì, molto molto pesante da un lato, cioè comunque sono 2 ore e 30.
di film? No, Bauman. No. Però Major League Stories. Però comunque, cioè, è un tema molto delicato, che è divorzio e così via, però è molto l'ha recitato Driver, molto bene. Sì, tutti e due candidati all'Oscar, con Adam Driver che reciterà in questo film e reciterò in altri film, ha recitato in House of Gucci, anche lì c'è un divorzio, non so se l'hai visto. No, non l'ho visto. Molto bello, mi è piaciuto. Va bene, dai, basta, stop.